Vorrei dire due parole come è nato questo Festival dei Sciolatori di Piazza, che tra l'altro quest'anno siamo arrivati all'11ª edizione. Tutto questo è avvenuto perché una ventina d'anni fa ho fatto alcune ricerche sulla musica popolare che abbiamo nelle nostre zone, che sta praticamente quegli anziani che suonavano una volta nelle campagne, nelle piazze, stanno purtroppo scomparendo. Ho cercato di raccogliere queste persone e portarle qui in questa zona, a questo parco, che nei primi anni naturalmente avevo personaggi che erano veramente anziani, che avevano lasciato perdere il loro modo di suonare, perché andavano in matrimoni, nelle piazze, nelle campagne, seguivano praticamente, erano i classici suonatori che venivano usati è un termine brutto, ma venivano chiamati per fare le manifestazioni nelle piazze, nei matrimoni, soprattutto nei matrimoni, venivano ed erano legati. Poi c'era un fisarmonicista, un clarinista e una chitarra, a volte quando c'era, ma a volte c'era anche solo il fisarmonicista. Io ho raccolto tutti questi dati e cercato di portare qui alle grotte questi personaggi e ci sono riusciti. E quest'anno abbiamo raggiunto l'11ª edizione. Credevate di essere accavato con questo pezzo? No, no. In questi anni vorrei ricordare che, poi lo vedrete anche nel filmato, qui sono venuti veramente dai suonatori di strada, tanti suonatori di strada, ma uno dei più famosi che c'è al mondo è Tim Schiffer, che ha girato tutto il mondo. L'ho raccolto, l'ho trovato a Ferrara, sono riuscito a portarlo qui. Poi naturalmente ci sono venuti anche altri, perché oltre ai suonatori di piazza abbiamo avuto personaggi a livello, diciamo così, nazionale, perché vorrei ricordare Atos Bassisi, che è stato campione italiano di fisarmonica, vorrei ricordare Davide Salvi, che è qui della nostra zona, che forse è un emergente, un nuovo fisarmonicista, che è uno dei migliori che abbiamo qui nella zona. Poi è venuto Massimo Tagliata, che attualmente sta suonando nel gruppo di Biagio Antonacci. Suona nel suo gruppo, per dire, abbiamo avuto dei. Poi Walter Verzelli, che da ricordare che Walter Verzelli, molti non lo sanno, ma suona i bassi nella fisarmonica, che è uno dei migliori che forse abbiamo in Europa, suonando i bassi nella fisarmonica. Poi non vorrei E non è scordarmi. finita qui. Sapevo, a parte gli scherzi, adesso abbiamo scherzato. Naturalmente mi sono un po' emozionato perché suono anche peggio. No, a parte gli scherzi, credetemi una cosa. A casa quel pezzo lì lo Ha faccio detto anche bene. Massimo Qui Tagliata, Atos non mi è Biassisi, riuscito, però il prossimo Davide anno. Salvi, poi qui non è mai venuto, ma vorrei ricordare anche un ragazzo, un altro emergente, Allora, che ciao, Perla. è Davide Borghi, anche lui Vedi, penso che sia ho la uno perla insieme a, Massi, Ganci. a, insieme a Davide Salvi, forse gli emergenti nuovi che ci sono adesso. Vieni. Vi presento la Valletta. Non è male. Allora, prima di proseguire, che Ma lei sarà tornando al la discorso presentatrice dei ufficiale di questa musicisti di serata, strada, vi volevo questa mia siccome idea, negli anni cerco di diciamo così, mi è mettere stato questo dato un festival contributo dai festival che fanno Ferrara, che ogni anno io lo vado, lo seguo, e da questo è nata questa mia idea di portarli qui. Credo di esserci riuscito, almeno, e spero in futuro con anche la collaborazione, perché bisogna dire, la collaborazione della Proloco, che mi ha aiutato a portare avanti questo discorso. e si chiamava Venturi Noemi. E quando l'ho chiamato, che l'ho portato anche qui, lui aveva, a parte quelle serate che era sobrio,
aveva un pezzo che non sono mai più ritrovato, era Occhi Spagnoli. Speravo un giorno che qualcuno mi sapesse dire da dove viene. Buongiorno maestro, perché ho voluto intitolarla Buongiorno maestro? Perché io credo che tutti quelli che suonano siano dei maestri, indipendentemente da più bravo, meno bravo, poi è un fatto anche soggettivo. Ma vorrei raccontare un piccolo particolare, adesso mi sto dilungando, però a Milano stavo prendendo una metropolitana, andavo su a Cassina Gobba, trovai un signore non tanto grande, con un po' di barba, mi disse buongiorno maestro. Io rimasi colpito, mi disse mi dà 500 lire? Mi ricordo che gli ho dato 1000 lire, gli ho detto le 8:30 uno che ti chiama maestro deve avere molto più di 500 lire. Questa sera l'ho dedicata ai maestri e vorrei anche ricordare che ho qui dei maestri, sono tutti maestri di musica, ma in particolare c'ho il numero uno dei maestri di musica, si chiama Longega Gianpietro ed è venuto a abitare a Vergato, è veramente bravo e mi fa piacere, dopo ve lo presenterò. Intanto lascio la parola a Perla, che è molto più bella e più brava di me. Per terminare questa breve intervista vorrei ricordare alcune persone che purtroppo hanno calcato questo palcoscenico, sono venuti qui da noi questi anni e ci hanno abbandonato, ci hanno lasciato purtroppo con vero rammarico, perché erano personaggi che venivano dalla strada, hanno sempre suonato per i centri sociali, hanno sempre suonato per tutti, per diciamo così quella gente che non poteva neanche permettersi, per dire, di pagare un biglietto. E sono, uno è Marlon Brando, l'altro è Tornino Bernardi, che lo voglio ricordare veramente, ricordate dalle nostre zone, Bruno Marcacci, che è stato il cantastorie per, dopo Marino Piazza, è lui che aveva raccolto questa eredità. Poi Novino Venturi, che anche lui ha suonato per tanti anni, tra l'altro vorrei in una foto quando mio padre si è sposato c'era lui a suonare, era un ragazzino di 17 anni, sono tutte le cose che mi ricordano, mi lasciano veramente con... Ma e per terminare veramente, in ultimo vorrei ricordare quella persona che ha collaborato con me, mi ha aiutato in questi anni, è Dario Bernardi, che quest'anno ho sentito veramente la sua mancanza, perché mi è venuto a mancare un personaggio che mi ha aiutato veramente in questi anni e quest'anno si è sentita la sua mancanza.